Pronto, amore? Ciao amore, com'è andato il tuo primo giorno di lavoro? Tutto bene, mi hanno già fatto lavorare per delle grafiche. Ah, ottimo, ottimo, sono proprio contento per te. Senti, che ne dici? Vieni a casa che ti ho preparato una bella cenetta. Ok, va bene, arrivo, grazie. Ciao, amore. Avanti! Ciao Elisa! Buongiorno capo, vorrei parlarle di una cosa molto importante. Vorrei riferirgli che sono in gravidanza e aspetto un bellissimo bambino. Gravidanza! Cos'è? Ma mia moglie è incinta! Sì! Eh sì, l'ho scoperto non tanto tempo fa perché non stavo molto bene. Ora Elisa, mi metti molto in difficoltà e io non sono per niente contento. Io non posso tollerare donne in gravidanza che lavorino nei miei uffici. Tu sei un'ottima grafica, ma comprendimi, non posso proprio accettarlo. Ma io sono un'ottima grafica anche se sono una donna incinta. Posso continuare a disegnare al computer, lavorare ai progetti, senza nessuna difficoltà. Elisa, questo non puoi dirlo. Prima o poi avrai bisogno di 5 mesi di indennità di maternità e io non posso permettermelo. Sì, ovviamente avrò bisogno di quel periodo di indennità, ma non voglio abbandonare il mio lavoro. Elisa, questo è il tuo contratto. Sei licenziata. Ciao amore, auguri a noi. Ma come mai quella faccia così triste? Che è successo? Il mio capo mi ha licenziato. Solo perché sono incinta, ci credi? Ma che stronzo. Ma sai, ti dico una cosa, ho comprato questi biglietti e adesso andremo a farci una lunga, bellissima vacanza, io, te e nostro figlio. L'idea mi piace, amore. Partiamo, io, te e il nostro bambino.